Chi è Emma? Emma Marrone. Emma. Amici di Pupia, siamo a Gricignano nella gioielleria di Tommaso Vaia. Tommaso, stasera qui con noi un ospite d'eccezione, Fabrizio Corona. Sì. Perché lui è qui? Perché? Perché mi è molto simpatico e poi siamo qui per sponsorizzare una nuova linea di gioielli in acciaio e abbiamo il signor Fabrizio Corona come testimonial. Anzitutto ringrazio Tommaso per il complimento, mi ha detto che sono molto simpatico. Purtroppo non posso dire lo stesso, però sai, sono qui per lavoro, stiamo pubblicizzando questa nuova linea di gioielli One, solo per numero uno, qua siamo dei numero uno, anche se non mi sta simpatico il numero uno anche lui, e quindi stiamo facendo questa bella promozione natalizia e speriamo che vada tutto bene. Come ti trovi in questa veste di imprenditore? Ma io nasco imprenditore da quando ho 10 anni che faccio affari con quello che ho, li faccio bene e sono un numero uno e per questo pubblicizzo One solo per numero uno. Anche perché Fabrizio è imprenditore prima di tutto di se stesso. Di me stesso, delle mie aziende, di tante cose. Possiamo parlare un po' di gossip? Posso dirti che nell'ultima settimana ho avuto 7 donne diverse, questa è l'unica cosa che ti posso dire questa. E infatti, lui dice che ne ha avuti 10 in un mese, io 7 in una settimana. Ultimamente una predilezione per le donne della politica. Sì, come tua stessa missione nel salotto di Selvaggia Lucarelli. Sì, l'ultima, anzi la prossima mia conquista spero che sia Rita Russo Iervolino, come ho detto, perché ormai dopo che hai avuto le donne più belle del mondo devi cambiare, devi trovare altre esperienze. E sempre nel salotto di Selvaggia hai fatto un commento circa la storia tra Belen e Stefano. Storie purtroppo oggi in questo mondo sono difficili, ho detto questo, spero che per loro che continui. Non ci speri. No, ci spero, non ci devo sperare. È un capitolo chiuso, Belen. Sì, da mo da 8 mesi. Che cosa c'è nel futuro di Fabrizio? Ma insieme ai miei amici Tommaso stavamo pensando di rapinare la Banca d'Italia e soprattutto di rapire il figlio di Monti. chiedendo in cambio che venga chiusa immediatamente qui Italia. Giusto. Tornando seri, i prossimi progetti di Fabrizio? Ma stiamo facendo un programma televisivo, abbiamo aperto un nuovo portale che si chiama Social Channel e stiamo facendo un programma televisivo, uscirà a gennaio e penso che sarà un programma che cambierà la televisione. Ti volevo fare, in modo del tutto personale, i complimenti per la tua redazione di Social Channel, che comunque sono sempre sugli ultimi gossip e soprattutto in modo molto pungente, proprio come Fabrizio. Grazie, questo mi fa piacere.